Chuck si parla, discussione endgame, azione! Ciao ragazzi, bentornati sul canale e mi scuso in anticipo per l'assenza di video da un po' di tempo. Dopo la top 10 del 2018 ho avuto un po' di impegni lavorativi, orari strani, vita impegnata in generale che mi hanno impedito di trovare il momento giusto per fare ancora dei video. Ma sono tornato, ho un po' di cose in serbo perché ho visto comunque tante cose in questo periodo. Ci sono tanti film e tanti prodotti cinematografici di cui vorrei parlarvi. È stato un periodo ricco tra film importanti, serie TV, eccetera eccetera. Quindi questo video vuole parlare di un capitolo, il capitolo conclusivo di una saga a cui sono molto affezionato, che è la saga dell'MCU, ovvero la saga degli Avengers. Quindi in questo video parlerò dell'ultimo capitolo della saga, che è appunto Endgame, uscito quest'anno a distanza di 2 anni circa, sì, dal capitolo precedente, Avengers Infinity War, a chiudere diciamo questa duodologia che doveva essere un unico film, a chiudere 11 anni di Marvel Cinematic Universe. Allora, questa non sarà una vera e propria recensione, non voglio farla a punti e vi avviso già che sarà spoiler. Quindi se non avete visto ancora il film, tornate a rivedere il video dopo. Perché è un film che mi tocca particolarmente sul fatto di essere un fan della Marvel, di aver visto tutti i film dell'MCU con un certo interesse. Non sono uno sfegatato dei fumetti, ma comunque nel corso degli anni ho apprezzato sempre di più questo mondo e attendevo, come tanti, tutti i fan diciamo dell'MCU e di questa saga, questo ultimo capitolo con davvero un'ansia spropositata. Quindi non ho intenzione di fare una recensione schematica più tecnica eccetera eccetera, ma voglio fare una discussione con voi per parlare del film e soprattutto per parlare del fatto che, a distanza di ormai 3-4 giorni dall'averlo visto, scemato un po' l'hype, diciamo avendoci ripensato a mente un po' più fredda, purtroppo vorrei raccontarvi i motivi per cui il capitolo finale di tutta la saga mi ha effettivamente un po' deluso. L'ho trovato inferiore al precedente capitolo Infinity War sotto quasi tutti i punti di vista, che vorrei snocciolare un po' meglio però con voi. Allora, per iniziare bisogna fare una premessa, ovvero: i problemi principali di Avengers Endgame sono, secondo me, causati da come hanno deciso di strutturare la fine, la parte finale di Infinity War. Quindi, per tutti quelli che hanno visto Infinity War, sappiamo che alla fine della battaglia con Thanos, Thanos riesce a schioccare le dita del guanto avente tutte le gemme e praticamente a dimezzare l'intera popolazione dell'universo, compresi un tot degli Avengers e gli eroi in generale della Marvel che hanno combattuto la battaglia e non. Questo espediente narrativo, cioè questo modo di far concludere il film, quindi di spezzare a metà la storia, ha generato un ovvio vincolo, diciamo, di scrittura, poiché il fatto di aver dimezzato la popolazione dell'universo e quindi anche i nostri eroi ha dovuto far sì che tutto Endgame, e qui è la prima critica che mi sento di muovere, quasi tutto Endgame sia improntato sul come riparare a quel problema, a quell'errore, a quella sconfitta. Di per sé ci sta, è ovvio, cioè devi per forza rimediare, ma come rimedi a una cosa che è già stata fatta? L'unico modo è sfruttare il tempo e quindi il tornare indietro nel tempo. Quindi io mi aspettavo già che l'espediente narrativo sarebbe stato tornare indietro nel tempo. Il problema qual è? Che in Avengers Endgame, 3/4 del film, il film dura 3 ore e 10, quindi si parla di parecchio tempo, sono tutti improntati su questo tornare indietro nel tempo e questi viaggi nel tempo paralleli, in modo da recuperare le gemme dell'infinito prima di Thanos, quindi nel passato, e far sì che lo schiocco di Thanos non avvenga e tutto quello che è stato fatto da Thanos non avvenga. Benissimo. Qual è il problema? Allora, innanzitutto, gli sceneggiatori hanno ben pensato di
togliersi subito dalle palle le eventuali critiche barra rimostranze sull'aspetto fantascientifico canonico che concerne i viaggi nel tempo, ovvero quello dei paradossi, il cosiddetto butterfly effect. In tutti i film di fantascienza, nella fantascienza diciamo classica, il discorso del viaggio nel passato e nel futuro crea dei problemi che sono chiamati appunto paradossi temporali, ovvero il fatto che tu cambiando, modificando degli avvenimenti nel passato o nel futuro vai irrimediabilmente anche a modificare il presente e quindi a generare diverse linee temporali sballate. Questa cosa viene subito messa in chiaro da uno spiegone, anche lì va bene, che fa poi Bruce Banner dopo una battuta di Ant-Man che quindi tira in ballo Ritorno al futuro. Praticamente in questo spiegone Hulk spiega che sostiene che non ci sia questa cosa del paradosso temporale, ma che in realtà tu modificando le cose del futuro vai soltanto ad agire su quel la linea temporale, non vai a intaccare le altre. Quindi si sono tolti subito di culo il fatto che uno potesse alzare la manina e dire: ah, ma guarda che quello in realtà poi succede, com'è possibile, bla bla bla. Ok, prima cosa, il problema qual è? Il fatto che loro tornino indietro nel tempo è necessario e va bene, ma loro hanno puntato tutto sui viaggi nel tempo a livello di narrazione. A livello di screen time, questa cosa prende tre quarti del film ed ha un ritmo che è assolutamente discontinuo e oserei quasi dire noioso, poiché io ho avuto la percezione che dividere il team in squadre e mandarli indietro nel tempo a esplicare dei compiti in modo da riportare indietro le gemme mi dava l'impressione di star guardando una gigantesca puntata di Agents of S.H.I.E.L.D. Non so se avete visto la serie. Sembrava quasi che i vari capitoletti separati fossero stati pensati ad hoc per far vedere qualcosa al pubblico. Quel qualcosa però l'ho trovato molto marchettaro e molto ciacione. Ovvero, io in Endgame avrei voluto una nuova bella storia che concludesse la bella storia che era stata Infinity War, che era iniziata con Infinity War. Questo però non è accaduto, poiché frammentando la narrazione con questi viaggi nel tempo, che sono dei veri e propri capitoli separati che avvengono però parallelamente, fai sì che io stia vedendo delle micro puntate di qualcosa che sta succedendo, dove tu sfrutti il fattore nostalgia, sfrutti il fattore di torno indietro nel tempo, ti rifaccio vedere vecchi luoghi, la battaglia di New York, Asgard, gli anni 70 con l'Hydra e Howard Stark, ti faccio vedere questo perché tu da fan fai: oh wow, sono tornati indietro, guarda, ci sono ancora i Chitauri, c'è ancora... E quindi io mi sono trovato a vedere qualcosa di già visto, messo in un contesto nuovo. E il mio cervello ha pensato: ok, questa cosa serve alla narrazione, va bene, ma tu me lo stai sfruttando per strizzare l'occhio a tutta la saga, per farmi venire magari il sorrisino barra la lacrimuccia, e quindi mi stai facendo una sorta di mega omaggione. Va bene, ci sta, è l'ultimo film, metticelo l'omaggio, ma non far sì che il film di per sé, nella sua totalità, risulti essere una sorta di grande omaggio, perché quello che ho visto è stato abbastanza questo. In più, in tutta la vicenda dei viaggi nel tempo ci sono una serie di scene che diciamo presentano o fanno accadere situazioni che pubblicizzano alcune delle serie barra prodotti Marvel futuri, che saranno ad esempio sulla nuova piattaforma Disney che è il streaming che deve uscire, come Loki che sparisce con il Tesseract, eccetera eccetera. Va bene, vuoi mettere queste cose in continuity, ci sta, ma lo devi fare in Endgame? Lo devi fare nell'ultimo film dove hai 3 ore per chiudere una storia devastante che hai aperto, che dovrebbe avere questa importanza a livello di decennio di tutto l'universo che hai creato? Devi usare così tanto screen time per fare strizzatine al passato, barra omaggi al futuro, barra marchettate quasi commerciali, tipo la pubblicità Fortnite? Ok? Non lo so, questo è il primo difetto, è la prima cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso. Seconda cosa che non ho apprezzato, e qui potrei scadere nel banale, la trasfigurazione del personaggio di Thor. Ok, Thor è chiaramente il personaggio che più ha risentito del fallimento
di Infinity War, poiché è stato lui a mancare il colpo letale a Thanos e quindi si sente, diciamo, addosso tutta la colpa dello sterminio. Quindi tu mi vuoi fare il personaggio devastato, il personaggio afflitto dal senso di colpa, il personaggio che non si dà pace, che è quello che si vede per pochissimo prima del flash forward dei 5 anni che passano, e quando lo ritrovo dopo i 5 anni ritrovo l'alcolizzato panzone che gioca ai videogiochi con Korg in un villaggetto di pescatori che è la nuova Asgard. Ok, fin lì ci sto anche come idea fine a se stessa, può starci, ma il fatto che il personaggio sia distrutto emotivamente lo deve per forza trasformare in un handicappato mongoloide che ogni volta che c'è da dire una cosa seria deve dire una puttanata sempre relativa al fatto che vuole bere, vuole mangiare. La prima volta sorrido, la seconda volta sorrido un po' meno, la terza volta mi è indifferente, la quarta volta mi gira anche il cazzo. Perché ho trovato brutto questo mettere insieme il comic relief del film al personaggio che dovrebbe essere quello più distrutto emotivamente. Le due cose non vanno di pari passo, cioè hai scelto il modo sbagliato di rendere una cosa che ci stava, secondo me. Quindi Thor mi ha fatto ridere all'inizio e poi mi ha iniziato a stufare, è diventato stucchevole. E il fatto che quando poi arrivi la battaglia, lui combatte, ma non ho visto una rievoluzione del personaggio che si è sistemato, non dico che lo dovevi far rivedere con l'addominale, ma fammi vedere che si è ripigliato e che quindi è tornato un po' il Thor che conosciamo. No, semplicemente con la panza si mette l'armaturina, prende il martello, la Stormbreaker e combatte. Ok, non lo so, con tutto il tempo che avevi, che hai sprecato a fare altre cose che magari richiedevano un terzo dello screenplay che gli hai dato, non potevi sviluppare un po' meglio sta cosa di Thor? A mio avviso sì, però è sempre il mio parere. Tanti espedienti, tante scelte che in un film di 3 ore così ricco di cose, di contenuti, mi sarei aspettato spiegate molto meglio, comunque con uno spazio molto maggiore rispetto ad altre scelte che ne hanno avuto molto di più, quando in realtà secondo me ne meritavano molto meno. Esempio numero 1: come mi fai uscire Scott Lang dal regno quantico con un topolino che cammina sui comandi della macchina e spam lo spara fuori? Davvero? Davvero non hai trovato niente di meglio da fare in 3 ore di film per giustificare l'uscita di Ant-Man dal regno quantico? Ok, seconda cosa. Qui alcuni miei amici con cui ho parlato mi hanno criticato dicendo che comunque io questa cosa la devo considerare solo sul fatto che Tony Stark è l'essere più intelligente della Terra e quindi lui può. Ok, ma Thanos si è fatto fare il guanto dell'infinito dai nani sulla forgia spaziale sterminando un popolo intero, un lavoro della Madonna, e tu mi fai vedere che gli Avengers costruiscono, cioè non me lo fai vedere, che costruiscono il guanto alla Iron Man per incastonare le gemme in un taglio di montaggio? Cioè recuperano le gemme, taglio di montaggio, c'è già il guanto pronto con le gemme dentro. Mi vuoi fare una scena di 20 secondi che mi fa vedere Tony Stark e Bruce Banner che con Rocket che ingegnerizzano sta cosa e creano il guanto? Però non devi fare 2 ore di sta roba, ma fammi vedere almeno che lo stanno facendo. No, passa la scena, il guanto è pronto. Ok, potevo anche volerlo capire che avevi avuto almeno l'idea di fare sto guanto, che poi si possa fare perché sei Tony Stark, a me va bene, ma fammelo vedere. Quando in realtà hai speso minuti e minuti e minuti a far vedere Thor che gioca a Fortnite o Hulk che fa i selfie con la gente al fast food, che va bene, ok, è un film Disney di far ridere i bambini, e poi però il guanto di Iron Man è pronto in un taglio di montaggio. I tempi di questo film sono sbagliatissimi, ci sono cose dilatatissime che sono pallose, meritavano un quarto dello screen time, e cose invece che avrei voluto sviluppate che sono sbrodolate in 4.48. Questa cosa mi ha dato parecchio fastidio, e cosa che in Infinity War non c'era, perché Infinity War, per quanto avesse degli evidenti problemi di screenplay sui personaggi, Cap inesistente, Vedova inesistente, però almeno gli eventi, la narrazione aveva dei tempi perfetti, i ritmi erano serratissimi e tutto aveva il giusto spazio. Qui no, qui c'è un'inflessione devastante nella parte iniziale e centrale, dove è vero stai spiegando, ma stai spiegando delle cose che potevi spiegare molto 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 più tagliando corto, e degli elementi che io personalmente avrei voluto approfonditi sono
in un lampo, sono sbrodolati, va bene. Altra cosa, le morti. Non è Game of Thrones, non mi aspettavo la moria di massa, è comunque un film che già nella mia testa sapevo avrebbe avuto un happy ending. La morte di Tony Stark ci sta, va bene, corretta, giusta, gestita, ok. La morte di Vedova è brutta. È brutta perché uno decidi di fare la morte di un personaggio fondamentale, comunque un personaggio importante come Black Widow, e me la rifai identica alla morte di Gamora in Infinity War. Quindi già ti sei tolto dalle palle il come farlo, e mi sembra una parculata. E in più, la scena della morte di Gamora con Thanos in Infinity War era molto più bella, molto più carica di pathos, molto stilisticamente migliore, e poi soprattutto era la prima volta che la vedevo sta cosa. Invece me la rifai con una scena molto più brutta, non ci arrivi con un percorso, ma mi mandi questi due, che sono gli unici due sfigati senza poteri, su Vormir, quando Nebula sa cosa comporta il dover prendere la gemma dell'anima. Va bene, non glielo dici perché se no il sacrificio non ha senso, ok, però a me spettatore, anche se lo so, cioè devi portarmi a un climax. Invece no, la scena è uno dei tanti viaggi nel tempo, è uno dei tanti episodini paralleli dove questi arrivano, c'è il solito teschio rosso che gli fa il solito spiegone esoterico e poi comincia il tira e molla, mi butto io, ti butti tu, mi butto io, ti butti tu. Si picchiano, quindi scena action inutile, sfruttata per niente, e poi si butta Vedova e morta uguale a Gamora. Io personalmente emozioni in quella scena quasi nulle, e mi dispiace perché mi sarei dovuto emozionare da una morte del genere. Mi sono emozionato molto di più, mi ha toccato molto di più la morte di Gamora. Non lo so, mi è sembrata una scelta del cazzo quella di rifarla uguale, ma a mio avviso più brutta. La morte di Tony Stark è gestita meglio, è la roba eclatante che deve chiudere tutto, va bene, il personaggio iconico, mi fai morire il personaggio che ha iniziato tutto, ok. Anche lì probabilmente un problema mio di come sono arrivato a metabolizzare tutto il film fino a quel momento, ma anche lì non mi sono emozionato come avrei voluto e sinceramente non so ancora bene il perché. Vorrei e sicuramente rivedrò il film per capire un attimo il secondo stadio delle mie emozioni, come reagirà a questa cosa. Però in generale ho notato un film che non è all'altezza ad esempio di Infinity War, né come film d'azione e né come film introspettivo, perché tante persone hanno detto sì, questo film è molto meglio di Infinity War perché hanno lasciato un po' da parte l'azione e hanno dato più spazio ai personaggi, più spazio alla storia, più spazio al pathos, al... Sì, ma secondo me lo hanno fatto nella maniera sbagliata, o meglio, se questo era l'intento, a me non è arrivato. Non è arrivata l'azione perché ce n'è pochissima, non è arrivato il mega pathos e la mega introspezione perché secondo me hai fatto delle scelte che l'hanno minata, quindi in realtà non sei né carne né pesce. Questo film per me non è stato né carne né pesce, non è adrenalinico, pomposo ed epico come Infinity War e non è neanche struggente, introspettivo e malinconico, come millantava di essere o come per tanti lo è stato. Probabilmente, ripeto, è stato un problema mio, però nel mio cervello c'era altro. Volevo vedere una bella storia, volevo vedere la conclusione di questa faida con degli intrecci narrativi nuovi che invece sono stati rimpiazzati da torniamo indietro, rifacciamo vedere tutto, rifacciamo tutto da capo e poi ci meniamo per 20 minuti e sconfiggiamo Thanos. Altro problema del film. Infinity War si reggeva tutto su Thanos. E va bene, l'intento di questo endgame non era chiaramente quello di mettere Thanos al centro come era stato in Infinity War. Lo accetto. Ma sempre il solito suicidio narrativo causato dal dover tornare indietro nel tempo fa sì che il Thanos che conosciamo noi, il Thanos di Infinity War che ha scriccato le dita, ha fatto quello che doveva fare, muore dopo 5 minuti di film. Ok, colpo di scena. Bene, vediamo cosa succede ora. Da lì tu ti sei autoforzato a dover utilizzare un altro Thanos, che è il Thanos del passato, ovvero il Thanos che non ha ancora ottenuto le gemme, non ha ancora schioccato le dita, un Thanos che ha una consapevolezza delle mire, delle cose diverse in quel momento. Quindi questo riduce il villain di questo film, che è sempre Thanos,
ad essere il solito villain, cioè è il solito cattivo che alla fine si incazza pure perché capisce tutto il piano e dice vabbè adesso diventa una questione personale, io vi voglio sterminare tutti, e quindi lo accomuna tutti i villain del cazzo dell'MCU che volevano solo spaccare tutto. Vai a togliere a Thanos quella cosa che lo aveva reso il villain che non, l'MCU non aveva mai avuto, e lo aveva reso un qualcosa di importante nel film a livello della narrazione stessa, dei personaggi principali, lo vai a decostruire. È scarso, è lì per essere picchiato quando poi tutti tornano e poi per essere sconfitto, ovviamente. Questo risvolto non mi è piaciuto, nel film non si sente quella minaccia pressante, costante che c'era in Infinity War. È vero che non lo è più, perché il Endgame si basa sul riparare, però alla fine, cioè, gliela devi far pagare e tutto è stato causato da Thanos. Quindi, ok, non me lo mettere più al centro, ma non me lo relegare anche come a Punchbowl per quando la gente torna e allora, vabbè, c'è lì Thanos e dobbiamo picchiarlo. Anche questa cosa non mi è piaciuta. Ultima cosa, forse ultima, poi magari mi verrà in mente qualcos'altro, che non mi è piaciuta, e già non mi era assolutamente piaciuto il suo film, la sua origin story, il personaggio di Capitan Marvel. Allora, io vi voglio bene, ma uno, chi ha stabilito che Carol Danvers debba essere una stronza? Che ogni volta che parla deve fare l'altezzosa, faccio tutto io, gli altri che le dicono, uè ciccia, stai tranquilla. Chi l'ha stabilita questa cosa qua? In più, ok, non siamo l'unico pianeta con i problemi nella galassia, però a me sembra che Thanos sia stato e sia una minaccia abbastanza globale, visto che ha dimezzato tutto l'universo e minaccia di distruggere tutto l'universo e creare uno nuovo. Quindi, ok che sei in giro a fare la poliziotta spaziale e non c'hai tempo per noi poveri terrestri, però magari non fare sempre arrivare Capitan Marvel all'ultimo secondo come ariete di sfondamento che non se la caga nessuno per tutto il film, poi arriva sbabam, sventra la nave a metà, quattro schiaffi a Thanos e poi ciao, ne chi sei visto si è visto. Perché? Perché mi prepari così pomposamente un personaggio, gli fai un film suo che è il film precedente ad Endgame, che a me ha fatto cagare, tra parentesi, e poi anche in Endgame, dove tutti avevano annusato questa cosa che lei sarebbe stata un personaggio strafondamentale, me la usi così, me la sfrutti così con 3 minuti di screen time dove non fa nient'altro che sventrare una nave e tirare 4 pugni. E la scena Women Power con tutte le donne che arrivano con l'inquadratura precisa dove ci sono tutte le eroine tutte insieme perché va bene, la Disney è politically racial and sexual correct. Abbiamo capito, basta. Quindi boh, anche Capitan Marvel gestita decisamente col culo, a me non è assolutamente piaciuto, l'avrei voluta vedere più presente, l'avrei voluta vedere interagire di più, visto che è la prima volta che la vediamo interagire con gli altri, invece non interagisce, è ok. La battaglia è figa, niente da dire sulla battaglia, ma anche lì sarà che è arrivata talmente tardi nel film per me e che io abbia vissuto l'arrivarci in un certo modo, che quando è arrivata mi è sembrata tremendamente frettolosa. Ci sono delle scene molto belle, io personalmente ho adorato quando è arrivata Scarlet Witch incazzatissima contro Thanos, che lì tra l'altro hanno fatto capire effettivamente quanto sia forte Scarlet Witch perché gli stava facendo il culo. Ci sono delle scene molto belle nella battaglia, quando arrivano tutti, e quella è una parte epica che funziona. Però anche lì è uno spazzettino all'interno del film che secondo me avrebbe dovuto avere più aria. Io non volevo 3 ore di botte, come alcuni mi hanno detto, vabbè Teo, però te volevi vedere 3 ore di legnate. No, io sono il primo che si guarda tutti i mattoni dell'universo, i film più lenti della storia, non me ne frega niente. Anzi, sto comunque guardando un film della Marvel. Sono molto contento che tu voglia dare spazio alla storia, all'introspezione, ai rapporti, ai personaggi, bla bla bla. Ma l'epicità dello scontro finale, perché questo è effettivamente lo scontro finale, doveva essere effettivamente lo scontro finale e lo è stato, mi è sembrato troppo relegato, troppo piccolo in confronto a tutto il pezzo in cui mi spieghi, mi vai indietro e mi recuperi le gemme, mi fai vedere la valigetta, quelle cose, il siparietto, la battutina, Asgard, cioè Endgame non è soltanto la fine, Endgame è, cioè, la chiusura di un cerchio che doveva essere improntato su quello che è successo,
non soltanto su dobbiamo tornare indietro nel tempo a riprenderci le gemme, quindi abbiamo 3 ore di tempo per farlo. Questo non mi è assolutamente piaciuto. Il film è molto più noioso, secondo me, di Infinity War. Nelle parti lente, sentite, sofferte, manca, secondo me, di quel pathos e di quella genuinità che ti emoziona a tal punto da farti scordare che il ritmo è andato in sordina. Le scene d'azione sono poche, quelle che ci sono anche belle, ma sono col contagocce, secondo me potevano essere molto più distribuite meglio all'interno della durata del film. L'epilogo ci sta, è il super happy ending con la nota agrodolce della morte di Tony Stark, che alla fine chiude il tutto con la questione di Capitan America che torna da vecchio, che anche lì mi pare anche un po' un buco di sceneggiatura, perché se prima mi fai il discorso dei paradossi temporali, poi però mi dici che mi fai vedere che Capitan America torna vecchio e passa lo scettro a Falcon, che anche lì mi stai pubblicizzando la serie Falcon e Bucky, va bene, è in continuity, ok, ma boh. Si chiudono così 11 anni di film con qualcosa che doveva essere un enorme picco, un enorme fuoco d'artificio, che per me è stato sempre invece una miccetta che è stentata ad accendersi, non ha fatto breccia nel mio cuore come aveva fatto breccia Infinity War. Lo devo rivedere, magari cambierò opinione, magari avvalorerò questa tesi, ma io credo che le idee potevano esserci, ma non sono state sfruttate bene, almeno per me. Io non sono stato ripagato a livello emozionale e di feels da quello che ho visto. 3 ore sono abbastanza volate, ma è forse una delle prime volte che in un film della Marvel così importante un po' mi annoio. E non avrei mai voluto uscire dalla sala pensando cazzo però mi sono un po' annoiato. Mettici un po' gli errori di trama sulla questione dei viaggi temporali, mettici un uso dei personaggi che a volte secondo me ha scazzato, mettici una discontinuità di ritmo secondo me notevole e l'essere assoggettato per tutto il tempo a un vincolo narrativo che ti sei creato tu stesso e hai la ricetta per qualcosa che poteva essere una bomba clamorosa e in realtà secondo me non lo è stato. Poi hanno ragione loro, 12 miliardi di dollari i primi 4 giorni, recensioni entusiaste ovunque, tutti che hanno gridato al capolavoro, alzo le mani. Io stesso ho gridato al capolavoro tante volte con l'MCU, soprattutto con Infinity War, e non avrei avuto nessun problema a rifarlo. Non sono un hater nei confronti di questo franchise, anzi, ne sono un appassionato e mi piace molto. Però qui non ce l'ho fatta e quindi volevo condividere con voi tutti questi pensieri, magari conclusionati, magari mi sono ripetuto sicuramente, magari non ho messo le cose nell'ordine in cui avrei dovuto e mi sono sicuramente dimenticato qualcosa, ma questo è di pancia uno stream of consciousness di quello che penso riguardo il film. Lo rivedrò e mi rifarò la mia opinione definitiva. Un'occasione sprecata, abbastanza un'occasione sprecata per un film che doveva sconvolgermi nella mia testa. Bene. Abbiamo parlato di Endgame, mi piacerebbe sapere anche la vostra, visto che credo che sia un fenomeno abbastanza massivo che abbia preso un po' tutti, fan più, fan meno, ma lo hanno visto in parecchi. Tantissimi anche miei amici molto cari, che io stimo e di cui apprezzo anche l'opinione, mi hanno dato dei pareri molto diversi dai miei, quindi la discussione è super, super incentivata. Magari mi darete degli altri punti di vista, degli altri punti di riflessione. Questo è quello che io ho percepito con la mia testa e il mio cuore. Quindi grazie per aver visto il video. Scrivete, commentate, condividete come al solito. Ci vediamo sul canale, perché a breve vorrò fare una cosa analoga per l'ultima puntata di Game of Thrones. E non dico altro, ho altre recensioni in cantiere come il nuovo film di Jordan Peele, Us, e altre cosine, quindi ci vediamo sul canale al prossimo video, ciao!